di chiederlo perché certo. C'era diciamo un timbro di qualche oppure no, cioè quindi non è che si timbrava no. Tipo un tesserino no, un a qualcosa. Quel tempo ancora no. Ok, quindi diciamo si segnava l'orario, poteva essere si faceva affidarsi. Bravo, bravo, certo. Quindi diciamo, però poteva succedere qualche sera che uno usciva un po' prima o 5 minuti dopo, poteva succedere. Ma sinceramente poteva, era una persona precisa. Forse muto, però noi alla nostra ora ottimo, non è che uno dice aspetta, per me ne vado via mezz'ora prima, ecco, mi sono permesso di fare una... No, giusto. Mi permetto soltanto un po'... il percorso diciamo che faceva di uscita, sì. Perché a noi risulta che la portineria centrale restava aperta diciamo fino alle 9, così. Ma le altre portinerie chiudevano alle 18.40, due portinerie, una in piazza dell'Abbadia, che è quella che va un po' sul cinema, diciamo. Okay. L'altra invece è di Montepio, ok? Tutte e due queste qua, che quella... mi pare sul di Montepio a quell'epoca non aveva diciamo i tornelli, no. Mentre l'altra ce l'aveva già, giusto? E, però dicevano che chiudevano alle 18.40, ok? Quindi prendevano le chiavi il portiere che stava a Montepio, chiudeva il catenaccio della strada, che è una strada ecco privata, esatto. E portava queste chiavi alla portineria centrale, esatto. Ora, perciò le ripeto, il percorso diciamo che lei mi ha detto di uscita e di controllo, me lo può rispiegare un attimino meglio? Mi dispiace Presidente, prima se l'ho interrotta, ma io pensavo che parlasse dell'ingresso in principale, invece mi parlava di quello in Montepio, mi perdoni. Esatto. Me lo può rispiegare un attimo diciamo questo percorso che lei faceva, da che ora più o meno poteva cominciare e alle 20.07 poi era quello finale? Finiva, per... okay, perfetto. Esatto. Mi può dire un attimo quel percorso che faceva? L'ufficio nostro era praticamente il corridoio subito... a sinistra dell'ingresso della portineria di Montepio. Okay. Portineria, corridoio di sinistra, in fondo al corridoio, a destra c'era il nostro ufficio. Io da lì uscivo dalla portineria. La portineria di Montepio? Montepio. Però siccome usciva dopo le 18.40, lei sì, aveva le chiavi. Le chiavi, esatto. Okay. E esatto. Oltre aveva a lei ce l'aveva qualcun altro suo collaboratore, le no. Chiavi? Quindi diciamo lei è responsabile, anche il collaboratore. Solo... il collaboratore Paolo Zotto? Solo una copia. Solo una copia, ok. Basta. Noi la prendevamo, andavamo lì, poi se c'era da uscire uscivamo, okay. Richiudiamo e risaliamo a riportarle poi al portiere al momento che chiaramente. Quindi quella usciva, sera uscì. Io... Uscì diciamo quella sera da quella porta. Esatto. E poi che percorso fece, mi perdoni? Allora, il vicolo. Ok. A sinistra via dei Rossi, benissimo. Subito la prima a sinistra via dell'Abbadia. Okay. Da via dell'Abbadia piazza dell'Abbadia, okay. All'inizio della discesa di via dell'Abbadia quella c'è che porta via di mezzo diciamo, esatto, via c'è di Vallerozzi, via c'è un, a Vallerozzi sì, c'è un grande portone, okay. Molto grande, e da lì a noi lì all'interno del portone lì c'è la centrale di condizionamento, ok. Da lì ci sono delle scalette, okay. Si sale in un giardino, dal giardino si gira a sinistra, si esce dal giardino, sulla sinistra di nuovo ci sono le caldaie, okay. Di riscaldamento. Da quel corridoio lì si esce dall'ingresso dell'albergo Cannondoro, che è via Montanini, via Montanini. Inizi sulla destra. Esatto. Addirittura c'è un ingresso che esce addirittura da lì. Sì. Ah, okay. con un cancello e lei aveva chiuso. Voi avevate e noi avevamo anche le chiavi di quel cancello. Ok, no, le dico questo perché io sono molto felice di come sta andando, onestamente è molto disponibile, perché io lo dico perché con gli orari abbiamo piccole problematiche, perché purtroppo il dottor Davide Rossi cade nel vuoto alle 19.43, quindi se lei era uscita alle 19, sì, quella sera del 6 marzo, quindi se lei fosse uscita alle 19.50 l'avrebbe già visto la notte, però noi abbiamo le immagini della videocamera e vediamo che lei non passa alle 19.50, quindi quella sera forse sarà uscita un pochettino prima, è possibile? Può darsi, a questo punto, cioè io
perlomeno per quanto mi possa ricordare, mi sembravano che fosse le 19:50. No, non stia in difficoltà, non si veda come diciamo un indagato. No, cioè, però io glielo dico perché così, noi abbiamo questa rilevanza sicura. A ricordo mio, noi abbiamo dei dati, sì, che sono scientificamente provati, per cui okay, stati visti, rivisti da periti, per cui l'orario che dice il vicepresidente Migliorino, sì, è un orario sicuramente sicuro, diciamo che abbiamo valido, anche i tecnici, super tecnici possono sbagliare, per carità, però i dati che sono in nostro possesso dicono questo. Quindi diciamo che, però quello a cui voglio arrivare è che diciamo, sì, se non sono state le 19:50, 19:40, ecco, diciamo una decina di minuti prima, ok. Sì, altrimenti quindi diciamo che veramente lei è passato pochissimi minuti prima. Sì, questo me lo ricordo, però a me no, ora, che adesso il corpo, però come fa a ricordarselo? No, mi ricordo, sì, che non dell'orario preciso, ma okay, mi ricordo che dopo è successo il fatto. Ho pensato, io sono passato di lì qualche minuto prima, però ora quanto di preciso non lo sapevo, però ero convinto di essere uscito a quell'ora lì, quella che lo dico, però se mi sbaglio, perché io penso che sia importante un po' per tutta la commissione e per chi ci sta ascoltando da casa, no? Certo. Coloro che hanno preso quel video, invece di prendere tutto l'hard disk, come ma diciamo io umile avrei fatto, hanno preso 1:05 di filmato e l'hanno preso pochi istanti prima che il povero dottor Rossi cadesse. Okay. Chi ha visto quel video, quindi, se sono quasi sicuro, diciamo, avesse visto 2 minuti prima, 3 minuti prima, magari passava lei, ecco, da quel fatto. Quindi è molto particolare. Perché veramente fa caldo, effettivamente se chiudiamo è meglio, perché sennò qua. Sì. Wow. No, è molto interessante, no? Perché chi ha preso quel video ha visto una persona che passava pochissimi minuti prima della caduta del dottor Rossi, e ma è stato tagliato il video pochi secondi prima della caduta del dottor Rossi. Questo per noi è un fatto veramente molto importante. Un altro fatto molto importante è che lei avesse le copie, diciamo che avesse una chiave, mi perdoni, sia della catenella, mi pare che ha detto, no? Ce l'aveva della catenella anche, oppure no? Cioè, no, non in tasca, okay, nel mazzo delle chiavi della portineria. Perfetto. E c'erano anche gli ingressi, ok? Aveva quindi la chiave del vicolo di Montepio, giusto? Dell'ingresso di Montepio, perché lei non usciva dopo le 18:40. Okay. Poi aveva quello dell'ingresso di Piazza dell'Abbadia, giusto? No. Non ce l'aveva la chiave dell'ingresso di Piazza dell'Abbadia? No, chiave d'ingresso di Piazza dell'Abbadia no. E no, di quale portone grande mi parlava? Che entrava, che usciva con il Canon d'Oro? Degli impianti di condizionamento, di quella. Come entrava però nella banca quando entrava in via dell'Abbadia? Non ho capito, mi scusi. Quando entrava in via dell'Abbadia, sì, come entrava in banca di nuovo? O non c'entrava di nuovo in banca? Ripassavo dalla portineria, da dove ero uscito. Ah, quindi ritornava indietro e ripassava di nuovo? Ok. Sì. Oppure poteva anche capitare di proseguire il tragitto e rientrare da Piazza Salimbeni. Ok, quindi comunque ritornava indietro. Era... Mi è saltato il passaggio che ritornava indietro. Okay. Non so se l'ha detto o se mi è saltato a me, la ringrazio. Ora, in verità, in via dell'Abbedia c'è un altro ingresso, prima del parcheggio dei motorini sulla sinistra, prima del gira sul vicolo, un portone molto grande. Esatto. Si ricorda cosa c'era in quella grande sala di quel portone? Avevamo un magazzino nostro, dei materiali, materiale elettrico e idraulico. È possibile che c'erano anche degli scaffali là sotto? Certo. C'erano, vero? Sì. E si ricorda che cosa ci voleva per entrare in quell'ingresso? Una chiave che avevamo noi nella nostra bacheca in ufficio. Quindi diciamo che anche la chiave di quel portone era nella vostra bacheca in ufficio, giusto? Esatto. E è una chiave normale, io l'ho vista, no? Io sono di Siena da tantissimo tempo, è una piccola chiave che apre un portone praticamente, si ricorda? È una chiave non normale, una chiave com'è? Di, come la posso definire? Mottura, posso dire così? Non la marca? Capito, perché c'è... Mottura, la marca, cioè, sono quelle un po', hanno l'impugnatura a triangolo, di solito con la plastica nera,
e non hanno, non, cioè non hanno la chiave lunga diritta come la chiave normale. Lei mi può confermare che in quell'ingresso non c'era nessuna portineria, nessun come si chiamano? Cioè non c'era la portineria, non c'era i tornelli, non c'era nulla in quell'ingresso, giusto? Era da magazzino, vero? Quell'ingresso. Esatto, ci, fosse, ci entravamo quando eravamo in ufficio passando davanti alla portineria e svoltando a sinistra c'era una porta e da lì potevamo andare a questo magazzino. Si ricorda lì se c'erano anche dei bagni e delle lavatrici a quel tempo? Sotto, quando entra in quella porta, sulla destra. Lavatrici? Una specie di lavandino. Dunque, aspetta un tipo attimo. Lavandino. Allora, in quei locali c'erano le stanze delle donne di polizia. C'erano le stanze delle donne di polizia, vero? Sì, esatto. E noi quando abbiamo fatto questo sopralluogo, a terra c'era della vernice bianca. Quelli erano sempre locali un po' di manutenzione, vero, in quel tempo? Esatto. Si ricorda com'era, ora lo so che stiamo andando molto nei particolari, la ringrazio davvero. Si ricorda se a terra, diciamo, era pavimento pulito pulito di tutti i giorni oppure era da... No, non me lo ricordo, sinceramente. Ok. Direi una cosa per un'altra, no. E io non so, io avrei altre domande, ma non so se i colleghi vogliono. Grazie. Lei ha detto che aveva il consenso della banca per parcheggiare in quella, diciamo, okay, strada privata, c'è scritto, no? Abbiamo visto un po' tutti, ecco. E noi abbiamo chiesto, ecco, un attimo come alla banca, diciamo, questi permessi che vi erano. Però c'è anche stato detto, in pubblico ovviamente, quindi ci sono con il portiere Ricucci, che i dipendenti potevano uscire verso le 6, le 7, le 8, invece diciamo che gli operatori esterni massimo alle 5 dovevano essere fuori. Le risulta questo? Esatto. Lei conosceva il proprietario del furgone che c'era all'ingresso del vicolo? Aspetti, okay. C'era... forse era all'Imbianchino? Bravo. Può darsi? Mm-hmm. Sì. Mi sembra. Memoria, sì. Mi sembra. E quando lei andò via, l'Imbianchino c'era ancora o era andato via, se la ricorda? Lo so, è difficile. Non me lo ricordo. Le faccio una domanda. Comunque davvero, davvero molto, molto interessante quello che sta dicendo. Lei, da quello che vediamo, se non erano le 19.50, erano le 19.40, no? Quando diciamo davvero che peccato, pochi minuti prima. Se fosse successo qualche minuto dopo, magari avrebbe potuto chiamare i soccorsi. E quando lei è uscita da quel vicolo, lo so, è un forzo di memoria un po' forte, ma si ricorda se c'era tipo una macchina che occludeva il video, se c'era una macchina messa contro, diciamo... salendo da Via De Rossi per girare a Via del Refernero, come sa, sì. È senso unico, per girare bisogna un po' allargarsi, giusto? Esatto, sì. Ecco, quando lei è uscito da quel vicolo, che c'era la lavanderia di fronte, sì. Ecco, si ricorda se c'era una macchina davanti a quel video quando è uscito quella sera? No. Non me lo ricordo. E a che ora finì la palestra quella sera, più o meno? Se non ricordo male, la lezione durava 45-50 minuti, 40. Faceva la doccia lì oppure? Sì, magari, sì, sì. Quindi prendeva un po' più di tempo. Esatto. Perché lei dice, quando sono ritornato era già successo quello che era successo. Okay. E perché mi dice era già successo quello che era successo? C'era qualcuno davanti a quel vicolo? C'erano tante persone, c'erano mezzi di soccorso. Quindi è arrivato c'era la polizia, di soccorso, diciamo. C'era la polizia, se non sbaglio, o i carabinieri, no. Ok, vabbè, comunque c'erano delle forze dell'ordine. C'erano le forze dell'ordine, esatto, e c'era un collega lì fuori
Collega, in che senso, mi perdoni, che lavorava? Collega di lavoro, sì, okay. Collega di lavoro, no, non il mio collega che lavorava con me, okay. Un dipendente della banca. Si ricorda come si chiama? Prende il suo tempo, va bene. Non mi viene il nome. Va bene, va bene. Però diciamo che comunque c'era già un po' di gente, quindi sì. Evidentemente lei sarà arrivato comunque dopo le 9. Perché anche probabilmente anche dopo le 9.30. Anche dopo le 9.30, sì. Ecco. E quindi lei è arrivato nel vicolo, stava per entrare, ha chiesto a qualcuno, devo prendere il motorino, l'ha detto a qualcuno. Come andò? Mi può raccontare se si ricorda? Con questa persona qui, che le dicevo prima, ora purtroppo a me mi sfugge il nome, però lo disse solo al suo collega, non un poliziotto, un carabiniere. Chiesi solo a lui che cosa era successo, mi disse quello era successo, e andai via. Cioè andò via e in che senso? Non rimase davanti a quel vicolo? No, sono andato via. E andò a casa? Andai a casa della mia fidanzata. Ok. Però lei mi ha detto io poi sono ritornato, sì. Mi può dire più o meno a che ora e come mai poi è ritornato quello? Cioè il motorino sono ritornato a riprendere per riprendere il motorino per ritornare a casa. Ah, ok. E che ore saranno state? Intorno a mezzanotte forse, mezzanotte, okay. E mezza. Però quella era una scena, giusto, no? Dove era appena morto il dottor Davide Rossi. Certo. Lei si ricorda se avevano chiuso o delimitato questa scena? Cioè quando lei io quando sono arrivato non c'era più nessuno, non c'era più niente. Ho preso il motorino e sono andato via. Noi ovviamente abbiamo delle immagini che fatte dalla polizia scientifica, dall'ufficio del dottor Rossi, dove fanno una foto mentre fanno il sopralluogo dell'ufficio. Il sopralluogo dell'ufficio inizia a mezzanotte e mezzo. Fanno una foto al di fuori della finestra all'1.17 e il suo scooter già non c'era più. Quindi lei mi sta dicendo che quell'area non è stata minimamente delimitata quella notte, lei è entrato da solo, ha preso il motorino e ha andato via. Non c'era neanche la catena. Non c'era nemmeno più la catena. Aspetti. Sì. Credo di ricordare che non ci fosse, però. Però quando uscì lei la catena l'aprì quella sera, diciamo. No. Ah vabbè, passa un attimo da solo, così, cioè, sì, a piedi. Sì, Però sì. Quando lei ritornò non c'era più la catena. A me sembra di ricordare che non ci fosse. Che quindi lei è entrato, il furgoncino bianco c'era ancora. C'era, perché c'era la foto, quindi è entrata. Scusate, ma, va bene, ottimo. Quindi è andata, ha preso lo scooter ed è andato via. Ho capito. Io lascerei un attimo spazio agli altri perché ne ho preso molto, così vediamo un po' come. Grazie per adesso. Ecco. Onorevole Rossi. Sì, intanto anch'io la ringrazio, devo dire che il collega Migliorino ha già più o meno toccato gli argomenti per le domande che volevo fare, non da ultimo questo aspetto qui di lei che rientra per ritirare lo scooter, trova appunto purtroppo questa scena con tutti i soccorsi, ecco una domanda molto banale se vuole, ma... Cioè lei non accenna minimamente a farsi riconoscere come proprietario dello scooter in quel momento, cioè lei proprio fa una scelta in quel momento lì di... Esatto. Ok. E l'ultimissima cosa gliela ha chiesta anche il collega prima, assolutamente lei non ha avuto alcun tipo di contatto con nessun soggetto inquirente rispetto a questa vicenda, no. Nonostante si riconosca chiaramente la presenza dello scooter? No. E di ok. E l'ultimissima cosa, anche se mi sembra che l'abbia detto in modo altrettanto chiaro, quindi lei esce proprio qualche istante, potenzialmente prima rispetto a quello che è accaduto, però lei esce proprio, esatto. Da lì, lei esce, sì. Lei esce da dove c'è lo scooter. Sì. Ok, grazie. Prego. Vicepresidente La Carra. Sì, grazie. Grazie all'audito. Le domande sono più a precisazione che nuovi fatti. Uno.
Lei ha la possibilità di ricordare esattamente che quel giorno ha fatto il giro di ispezione a quell'orario, che non ricorda in maniera precisa, come è comprensibile, o ci arriva per deduzione, siccome lo faceva ogni sera, presumo che l'abbia fatto anche quella sera. Cioè, non so se sono stato felice, cioè lei ha la precisa memoria che quel giorno ha fatto il solito giro, poi sull'orario c'è qualche dubbio, per carità. Una cosa che facevamo, non può ricordarlo di... certamente, però se lei è passato e non c'era il corpo del povero, esatto, David Rossi, evidentemente è successo, uscito prima. Questo è, credo sia fuori di dubbio, senz'altro. Quindi lei non ha, lei ha certezza che quel giorno in particolare ha fatto il solito giro, così, esatto. L'altra cosa che non ho capito bene poi, lei aveva le chiavi della catenella ogni volta che usciva con lo scooter, lei le andava a recuperare dalla portineria, o una copia l'aveva in tasca e la portava sempre con sé, come sarebbe logico? No, allora guardi, noi avevamo il mazzo con le chiavi, con tutte le chiavi, sì. Io andavo, aprivo il lucchetto. Ma noi in che senso? Lei aveva il possesso di questo? No. Quindi andava sempre in portineria a prenderlo? Esatto, nel mazzo delle chiavi della portineria io andavo, aprivo il lucchetto. Quindi lei faceva il giro da Rocca Salimbeni. Esatto. Prendeva le chiavi, apriva la catenella, usciva con il motorino, portava le chiavi a Piazza Salimbeni. Guardi, le spiego. No, per capire. No, no, certamente. Con il collega, sì, io facevo un giro così, diciamo, l'altro collega faceva il giro al contrario, le chiavi le prendeva lui e le riconsegnava alla portiniera. Allora, questo probabilmente prima non l'ho specificato, però al momento che io aprivo il lucchetto e poi sarei uscito con il motorino a tempo debito, certo, e il mazzo delle chiavi le riconsegnavo al collega, che facendo il giro da dentro le ridava al portiere. E siccome questo, mi pare di aver capito, non accadeva sempre alla fine del giro, perché lei magari aveva, come in quel caso, un appuntamento in palestra e no, tornava più, no, poteva capitare, non so, o altre commissioni, mi corregga se sbaglio, sì, quindi poteva tornare in un orario anche, diciamo, tardo nella serata, giusto? Cioè lasciando lì lo scooter, non so se sono stato chiaro. Cioè lei finiva il suo giro, sì, no? Sì, di okay, lavoro, okay, orario di lavoro completato, ho capito. Quella sera lei dice sono andato in palestra, bene, ha fatto una cosa che non fa tutte le sere, evidentemente. Quindi, esatto. Però capitava che lei lasciasse lo scooter per andare a fare anche la spesa lì vicino magari, no, e poi tornare, faccio un'ipotesi ovviamente banale, no, ma in quel caso per andare in palestra sì, e quando tornava faceva lo stesso giro, cioè andava a Rocca Salimbeni, prendeva la chiave, apriva la catenella, prendeva lo scooter e riportava la chiave? No. E come usciva? Allora. Con lo scooter come usciva? Cioè quella sera, se non fosse successo quello che è accaduto, per cui lei ha trovato aperta... Come sarei uscito con il motorino? Giusto. No, giustamente, ha ragione, ha perfettamente ragione. Lasciavo il lucchetto aperto. Andavo, aprivo, lasciavo il lucchetto aperto. Quindi lasciava il lucchetto aperto. E poi le chiavi venivano consegnate. Era un lucchetto semplicissimo, tra un anello tipici della catena e l'anello fissato al muro. Altra cosa, se fossero stati in corso dei lavori, che ovviamente interessano gli impianti, lavori magari commissionati ad aziende esterne, giusto? Sì. Lei invece è un dipendente strutturato del Monte Paschi, no? Esatto. Cioè un dipendente che aveva funzioni di natura tecnica, come accadeva, sì, un tempo prima che fossero affidati all'esterno un po' tutti i servizi. Bene, quindi se si fanno dei lavori che interessano anche eventualmente gli impianti, lei dovrebbe essere coinvolto come manutentore, o no? Sì. Bene. Le risulta che in quel periodo ci fossero dei lavori al terzo o al quarto piano dell'edificio di Rocca Salimbeni, in particolare sostanze prospicenti Montepio? No, io sinceramente non me ne ricordo, sono sincero, non me lo ricordo. Ma se ci fossero stati dei lavori, a meno che non fossero proprio esclusivamente di natura edile, cioè
allora, pavimentazione o altro? Se ci fossero stati dei lavori di manutenzione su quadri elettrici, cabine, caldaie o condizionatori, saremmo stati presenti anche noi, perché chiaramente la ditta esterna non poteva stare, certo, da sola. Per quanto riguarda muratura, imbiancatura, eccetera, no. Cioè poteva non essere coinvolto, esatto, in eventuale... Esatto. Va bene, credo di non dover chiedere altro. Onorevole D'Orso. Sì, grazie per diciamo, i chiarimenti, i contributi che sta dando. Torno però appunto a chiederle un chiarimento, purtroppo per l'ennesima volta però. Quando lei iniziava il giro diciamo, di verifica serale, sì, diciamo così, a fine turno, io non ho capito se nel momento in cui uscivate quindi dal monte, quindi da vicolo Montepio, se eravate tutte e due, poi tutte e due, diciamo, i colleghi, la squadra era composta da due, ho capito bene, lei e, certo, Paolo Zotto, si chiama così il collega, ok. Io non ho capito se uscivate per il giro insieme da lì, oppure, e quindi e poi vi dividevate, perché lei ha detto uno andava, okay, da una parte e io andava dall'altra, oppure già iniziavate il vostro giro separati da due punti diversi, se mi può chiarire questo aspetto, per favore. Partivamo dall'ufficio, io facevo un giro, il collega faceva l'altro giro, però sono uscito solo io da lì. Ah, ok, no, allora questo volevo capire. Sono uscito capire solo questo. Io perché poi avevate sempre, è un po' il diciamo la domanda un po' che ha fatto già il vicepresidente Lacarra, però è fondamentale per capire se diciamo il ricordo è netto di quel giorno o può essere un ricordo in qualche modo influenzato da altri giorni. La domanda è questa: avevate un percorso già, cioè i percorsi li avevate precedentemente sempre stabiliti ed erano sempre quelli, quindi lei, sì, usciva sempre da quel vicolo dalla portone di vicolo Montepio, esatto, il suo collega usciva sempre, quindi perché era così, diciamo, la prassi, da un'altra parte, un'altra per parte, iniziare il suo giro, quindi mi conferma che era sempre così. Il giro era sempre quello, poteva anche succedere che ci invertivamo il giro, non ero sempre soltanto io a fare il giro dall'esterno e l'altro collega faceva il giro dall'interno, ecco, questo ci tengo a precisarlo. Ma questo è fondamentale perché ci potrebbe essere un ricordo, certo, sovrapposto, certo, diciamo, ci potrebbero essere, ok. Un altro chiarimento, le chiedo ora uno sforzo di memoria non indifferente, di alcuni dettagli però le chiedo uno sforzo. Quando uscì quella sera, com'erano le condizioni meteo? Lei si ricorda? Pioveva, c'era vento, c'era un... no, nulla di tutto questo. Non mi ricordo che piovesse, no. Ok. Poi se sentì qualche rumore in quel contesto lì, è uno sforzo non indifferente, certo, però se ricorda. Non ricorda? Non ho sentito, no, niente di particolare. Può dire così, ok. Certo. Cioè ok. Se c'erano, però questo comunque mi interessa anche, diciamo, anche a livello un po' più generale eventualmente, se quando lei uscì c'erano le finestre accese sul vicolo, anche prospicienti, cioè lei, certo, nel modo di uscire si lascia alle spalle, diciamo, okay, il palazzo da cui esce, però, okay, di fronte noi sappiamo che c'è un altro palazzino, un altro palazzo, esatto, anche importante. Sì, sì. Dico, se ha un ricordo di questo? No. Di questo? Di questo no. E non ricorda, sì, se comunque, sincero, di solito quando lei usciva, se lì c'erano finestre accese, come dire che ci stava qualcuno lì di solito, all'ora in cui lei era solito fare il giro. Capito. No, non me lo ricordo. Non si ricorda. Allora... Se vi erano lavori edili o di altro genere, l'ha chiesto già il okay, collega, quindi sì, dico, le sollecito nuovamente il ricordo, però ho capito che... No. Ok. Allora, chi trovò all'arrivo nel vicolo dopo la palestra? Mm. E comunque il discorso del...
il ragionamento di poco fa non è, cioè è anche abbastanza rilevante. Dico, lei ha dichiarato che era solito andare in palestra Due volte alla settimana. Due volte alla settimana, quindi quelle due volte alla settimana era solito lasciare lo scooter oltre l'orario di lavoro. Esatto. E quindi quelle due volte lo scooter rimaneva lì. Faceva questa cosa qua, quindi diciamo nell'80-90% dei casi quando andavo in palestra facevo così. Ok, e quindi lei poco fa ha detto evidentemente lasciavo il lucchetto aperto per poi poter ritirare, esatto, diciamo, lo scooter. Esatto. Perché non, lei non deteneva comunque le chiavi, no, no, della catenella, per cui non avrebbe potuto fare... E non avrebbe potuto prendere il motorino. Ok. L'ultimissima domanda, quindi sui soggetti che erano presenti al suo arrivo dopo la palestra, quindi quando lei torna su Vicolo Montepio, lei ha fatto cenno solo ad un collega, quindi c'era solo quel collega, comunque io, aveva chiaramente un profilo diverso rispetto al suo. Io vidi lui che era lì, non era dentro al vicolo, era al di fuori, non era proprio dentro al vicolo, era lì al di fuori che per la strada che passeggiava in Via dei Rossi. Io vidi tutta la gente e chiesi a lui che cosa era successo. E lui mi disse: guarda, è successo questo e questo. E io dissi. Mm-hmm. E andai via. E non vide più nessun altro, diciamo, no, del Monte dei Paschi? No, no. In non quel ho visto contesto. Altre persone, no. Ho visto solo lui. E nessun altro, neanche, diciamo, che conoscesse come autorità, come cose del posto, diciamo, no, di Siena, essendo lei no, di Siena? Non ricorda nessuno in particolare, no, presente. Ok. Scusate, sì, abbiamo un po' di acqua. Mi è venuto in mente il nome della persona, abbiate pazienza. Guido Guigiani. Perfetto. C'è l'onorevole Borghi. No, volevo chiedere più o meno la stessa cosa. Lei conosceva o conosce fra i dirigenti il dottor Fanti? Il dottor Valentino Fanti? Sì. Conosco, sì, se lo vede so chi è. Se lo vede lo riconosce, sì, lo riconosce, esatto, e lo riconosceva, ecco, diciamo, all'epoca. Sì, 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 sì. E quando è tornato al vicolo, adesso che le faccio questo nome, le sovviene magari di averlo visto fra la gente? Sinceramente no. Okay. No, non mi ricordo, ecco, non un particolare che non mi, bene, non mi ritorna in mente. Grazie. Prego. Onorevole Picchi. Sì, grazie. Lei ha detto che con gli inquirenti non ha mai parlato, ma ha mai parlato poi di una conversazione come sta avendo ora con noi? L'ha mai avuta con qualcun altro, giornalisti? No. Quindi lei è la prima volta che ripercorre, diciamo, questa, esattamente, una conversazione la tipo situazione. Questa è la prima volta che la fa. Bene, la seconda cosa... Lei conosceva Rossi, lo sapeva chi era. Sapevo chi era. Sapeva chi era. Ed, domanda specifica sui lavori di ristrutturazione. Lei si ricorda se al quarto piano, quindi il piano sopra quello dove stava l'area comunicazione, ci fossero dei lavori di qualche tipo? No, no. Non mi ricordo. Perfetto. E una questione, diciamo, che di curiosità mia, quando lei esce dalla palestra, torna là, insomma, va dalla sua fidanzata, insomma, okay, torna a prendere il motorino, quindi sì, non ha avuto, siccome doveva passare di lì dove sapeva essere avvenuto un fatto, sì, non so, io per pura curiosità umana mi sarei messo, cioè, non dico a guardare, ma insomma... Lei ha osservato, ha guardato qualche cosa, o è andato lì e ha preso il motorino e è andato via alla velocità della luce? Esatto. Ho preso il motorino e sono andato via, non mi sono soffermato, non mi so niente di niente. E nei giorni successivi non ha mai avuto una chiacchiera? No, avevo anche qualche problema a passare di lì, okay, sinceramente. Quindi lei il motorino là dopo non ce l'ha più rimesso o ce l'ha rimesso? Poi ce l'ha rimesso. Ok. Per poco tempo più che poi, se non ricordo male, non so dopo quanto, però poi ci hanno detto che non si poteva più lasciare lì e non ce l'abbiamo più messo.
Grazie. Prego. Secondo giro di domande, c'era l'onorevole Migliorino. Ma c'era prenotato l'onorevole Migliorino. Vabbè, per galanteria. No, velocissima, una domanda soltanto perché mi è venuta dopo. Volevo sapere se lei quel giorno si ricorda se era stato nel locale che ci ha descritto come locale magazzino del materiale elettrico, dove ci ha descritto che c'erano le scaffalature, al netto del fatto che magari il giro comprendesse il passaggio da quel locale, però per intenderci se ha ricordo di essere stato lì quel giorno. Sinceramente non me lo ricordo con precisione, però era quasi abitudine andarci tutti i giorni, anche diverse volte al giorno, per sistemare, rimettere a posto le cose, prendere del materiale perché c'era da fare qualche lavoretto, sostituire lampade, tubi, certo. Insomma, cose del genere, insomma, ecco. Va bene, grazie. Prego. Perciò l'onorevole Rossi. Ma guardi, mi sono dimenticato prima una domanda più che altro di contesto. Lei ovviamente è una delle ultime persone che normalmente, visto il suo ruolo all'interno dell'attività, lasciava l'immobile, giusto? Bene o male. Cioè, quando lei ovviamente faceva questi giri così, normalmente era rispetto a una presenza sua alle 14 di pomeriggio, alle 16 di pomeriggio. Cioè, era facile incontrare delle persone, oppure invece bene o male? No, a quell'ora era difficile incontrare qualcuno proprio. Quella sera lei incontra qualcuno? Lei quella sera? No. In quella mezz'ora precedente alla sua uscita dalla banca? Io credo che eravamo in ufficio. Quando poi siamo usciti, o perlomeno quando sono uscito, persone che abbia incontrato qualcuno, incrociato qualcuno, no. Non mi ricordo. Grazie. Prego. Onorevole Borghi. Sì, no, scusi, mi ero dimenticato un pezzo. Lei è mai stato avvicinato da qualcuno che discorrendo dice ma pensi un po', ma proprio dove lavoravi tu, hai visto qualcosa o cose di questo tipo? C'è qualcuno che le ha fatto delle domande su quella serata lì, fuori dagli aspetti ufficiali, certo. Cioè nel senso, certo. Detto. Certo. Okay. Persone che hanno voluto domandarle se aveva visto qualcosa. No. Ippolito? Lei sapeva, era mai stato nella stanza del dottor Rossi? Sapeva dove era? Allora, io dove era la sua stanza lo sapevo. Di esserci stato, probabilmente ci sarò stato sicuramente nei cambi di stagione per controllare il funzionamento del fan coil, insomma, per il riscaldamento, il condizionamento. Allora, altri lavori che mi ricordi, qualche cosa tipo di interventi? Le chiedo uno sforzo di memoria. Prima del fatto che ha coinvolto il dottor Rossi, certo. Ricorda se il fan coil nella stanza del dottor Rossi, quello sotto la finestra, avesse la grata rotta? È mai intervenuto per sostituirla? Certo. Allora, che io ricordi, no. Non era rotta o non no, è mai no, no, non ricordo che fosse rotta. Nel caso, le spiego che il nostro compito era di verificare il funzionamento. Se ci fosse stato qualsiasi altro tipo di problema, sia elettrico che di grata o di qualsiasi, per esempio il filtro, sono lavori che faceva tutti la ditta che si occupava della manutenzione, della pulizia del filtro, ed eventualmente si è rotta la griglia, se non funziona il termostato, ci pensava la ditta. Noi eventualmente ci dicevano c'è questo problema e noi attivavamo la ditta per riparare il problema, insomma, per ripristinare il problema. Grazie. Prego. Onorevole Cenni.
Sì, solo una brevissima domanda, perché non so se mi sono persa io e magari mi è sfuggito qualcosa. Ovviamente anche io la ringrazio per essere qui. Lei quando faceva i turni di sera, diciamo, usciva molto tardi, usciva, utilizzava l'uscita sul retro, quella su Montepio? Non sempre. Non sempre. No. Ecco, allora la mia domanda è, quando utilizzava quella uscita lì, sì, c'era modo per chi stava nella portineria di Piazza Salimbeni di sapere se lei usciva di lì o no? Sì, quindi sì, loro avevano un quadro. Sì, hanno i monitor di controllo. Ok. Ci sono sia lì che in tutte le altre portinerie. Ma poteva saperlo solo dal monitor, non c'era, siccome non c'erano i badge, lei giustamente ha detto che non c'erano i badge. Esatto. Poteva saperlo solo se la vedeva uscire da. Esattamente. Mondo. La ringrazio. Prego. Onorevole Migliorino, allora per le ultime domande. Grazie. Ovviamente mi vengono delle domande proprio perché sono intervenuti i colleghi e sempre okay, grazie della sua disponibilità, dottor Dragoni. Ora, lei quindi, diciamo, lo staff, diciamo, due persone, in quanti eravate nello staff? Due. Due. Diciamo avevano la possibilità di avere queste chiavi, perché queste chiavi erano in quell'ufficio che era detto, cioè diciamo che era destinato a voi, giusto? Esatto. Quindi quando andavate via le chiavi rimanevano là. Allora, facciamo sì, una precisazione. Sì. Allora, il mazzo delle chiavi della portineria venivano riconsegnate okay, alla portineria. Noi all'interno del nostro ufficio avevamo delle copie delle chiavi degli impianti. Ok? Sì. In più, nel mazzo di chiavi personale c'erano state assegnate le chiavi dell'ufficio, okay, delle aperture dei portoni degli impianti di condizionamento e di okay, riscaldamento. Basta. Ok, comunque erano, diciamo che in ufficio avevate a disposizione il mazzo di chiavi con l'ingresso di Montepio e no, del. Dell'ingresso di Montepio ce l'avevano in portineria. Quando lei faceva tutto in giro glielo portava, no? Esatto. Perfetto. Noi non avevamo le chiavi del portone. Vabbè, lì di Montepio. Però diciamo che queste chiavi comunque andavano in mano a delle persone, di sicuro a voi due quando le avevate per aprire e fare il giro. Allora, le chiavi le prendeva il portiere finché stava in Montepio. Benissimo. Poi quando andava via tornava a voi, diciamo. Ce le lasciava a noi. Quindi non le lasciava in portineria centrale il portiere. No, le lasciava a noi. Le lasciava a voi, quindi esatto, diciamo che già questo, diciamo, un po' collide con quello che ci è stato detto, perché venivano portate, secondo Ricucci, alla portineria centrale. Invece il portiere dell'ingresso di Montepio le lasciava a voi, quindi non alla portineria centrale. Allora, poi voi facevate il giro. Allora, allora non era, io le dico così perché sì, di sì, solito li si chiedevano al portiere che andava via. Altre volte il portiere dice: oh, le porto su le chiavi. Allora noi andavamo a riprenderle. Non era, come le posso spiegare, diciamo che comunque la possibilità vabbè, c'era. Oltre al vostro servizio di manutenzione, vi erano altri servizi di manutenzione, immagino, in quella banca? Cioè voi facevate, mi ha detto, impianti elettrici, c'erano altri tipi di servizi, che no, quelli informatici, sono delle sale, abbiamo visto, no? Sempre sotto che danno su via di Rossi, che ci sono le sbarre, ci sono delle... Ci sono alcuni uffici, ci sono delle sbarre che danno proprio sotto l'arco dei Rossi, ci sono degli uffici della parte informatica. Noi quando abbiamo fatto il sopralluogo abbiamo visto questo, ad esempio. Dunque. C'erano altre persone di manutenzione che comunque potevano avere queste chiavi, diciamo, di apertura, o ce l'avevate solo voi? No, ce l'avevamo noi. Ce l'avevate voi, ok. Io altre sinceramente non... Cioè, tipo l'impianchino quando entrava e usciva, come faceva? Aveva la possibilità anche lui di aprire il lucchetto oppure no? No, cioè, no. Ok. Se non chiedeva le chiavi al portiere, o in caso che non ci avesse il portiere, ce l'avevamo noi. Benissimo. Ci pensavamo noi. Ora, lei dice che quando va in palestra lascia lo scooter lì, nel vicolo. Però davanti a San Domenico ci sono tanti parcheggi, no? Soprattutto in quella palestra. Come mai non andava mai con lo scooter? Mi veniva comodo lasciarlo lì, perché poi da San Domenico per riandare a casa avrei dovuto fare un giro più lungo, invece da lì, da Via dei Rossi, diciamo, per arrivare a casa, io in 5 minuti ci arrivo. Ok. E ora, a un certo punto, nella seconda indagine, gli inquirenti hanno cercato tutti quelli che c'erano quella sera in quella banca.
si sono dimenticati però di lei e del suo collega, mettiamolo così, perché non ha collegato mai nessuno, giusto? Esatto. La targa sua si vede enorme così, diciamo, nelle immagini, sì. Però si sono dimenticati, ecco, di contattarli. Quindi, diciamo, tutti quelli in quella banca per adesso meno due. Ora, lei ha detto che quando è entrato in quel vicolo ha incontrato un suo collega, poi ci ha detto Guido Guigiani, ed è parte della giraffa possibile della contrada? Okay. Esatto. Okay. E gli ha detto è successo questo, questo e questo. Ora per noi della commissione questo e questo è un po' particolare. Si può ricordare un po' che cosa le disse, ecco, la frase? Cioè... La frase precisa non me la ricordo. Okay. Mi disse il nome di chi era caduto. Esatto, mi disse, guarda, è successo che David Russo e Rossi è caduto dalla finestra. È caduto o si è suicidato? Si ricorda se disse no, qualcosa del genere? A me mi ha detto, mi disse era caduto dalla finestra. Lei quella sera vide il dottor Rossi? No. E quando lei, prima mi ha detto ha fatto un percorso, no? Sì. Lei usciva, però mi ha detto che poi rientrava un'altra volta da Vicolo di Montepio con le chiavi, giusto? Quando faceva il percorso di uscita, sì, con le chiavi, arrivava in via dell'Abbadia, sì, però avevamo saltato questo passaggio perché io pensavo che c'era un altro ingresso a Piazza dell'Abbadia che la faceva uscire all'Hotel Cannon d'Oro. Sì, sì. Quindi c'è un altro ingresso, non rientrava di nuovo dal no, 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 non rientravo. Io quando uscivo per finire il mio turno di lavoro, sì, poi non rientravo da Montepio. Quindi non rientrava da no, Montepio? No, 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 no. Ok. E quella sera, diciamo che noi abbiamo un po' le immagini, piovicinava, faceva freddo, era il 6 di marzo, no? Era il 6 di marzo. Lei sì, si ricorda se indossava un cappellino magari quella sera? O se può darsi, è probabile che avesse un cappello. C'aveva anche una giacca nera? Le faccio una domanda ovviamente, sì, che certo, le devo fare, non deve essere vista come... Lei verso le 20:27 è ritornato nel vicolo e ha visto il corpo del dottor Rossi a terra e poi è ritornato via? No. Ok. Assolutamente no. Il giorno dopo è andato al lavoro? Sì. Se ne parlava un po', no, di quello che era successo? Evidente. E lei quindi ne ha parlato con qualcuno quel giorno? Io col mio collega. Quindi già, diciamo, un po' come hanno chiesto un po' i colleghi al di certo, fuori, anche se non è stato chiamato con gli inquirenti, diciamo, ha parlato col suo collega Paolo Zotto. Esatto. E basta, vi siete un po' detti qualcosa, le ha detto sono passato pochi minuti prima, è caduto... Giusto questo. Quello che nessuno lui non le ha... Cioè, perlomeno io personalmente non mi spiegavo neanche l'accaduto, insomma, cioè non riuscivo a capacitarmi di quello che poteva essere successo e del perché, chiaramente. Certo, però il suo collega Paolo Zotto rimase sul luogo o andò via pure lui? Di questo non avete parlato? Andò via anche lui. Ah, andò via. Poi, sì, salvo il vero, se non ricordo male, se era quel giorno, quella sera lì, aspetti perché sì, poi sì, non prende il suo tempo, prende il suo tempo. Un'altra. Giustissimo, prende il suo tempo. Allora, lui era il reperibile, se non ricordo male. Il giorno dopo? No, no, era il reperibile, perché noi facevamo il turno di reperibilità, uscivamo okay, la sera, reperibilità, scusi, iniziavamo sì, la reperibilità, in caso di necessità, ci chiamavamo. Quindi quella notte lui chiamavano, era reperibile, diciamo? Sì, io credo che lui sia stato chiamato, avvisato, o dalla portineria o da chi non so di preciso, perché gli inquirenti volevano la registrazione, volevano... Le chiavi quindi ce l'avevate voi di quel quadro? No, allora, la chiave in portineria, okay, la stanza della videoregistrazione, e credo che lui abbia accompagnato l'inquirente, può darsi? Sì, 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 ci sono chi accompagna gli inquirenti, ora... Che lo abbia accompagnato per dirgli chiaramente dove erano i dispositivi della videoregistrazione di quella zona. Quindi lì, diciamo, lui era reperibile, fu richiamato sì, il suo sì, collega, il dottor Paolo Zotto, sì, quindi dovette ritornare e accompagnò gli inquirenti quando prelevarono il video dalla videocassetta. Di questo ne avete parlato con il giorno dopo? Sì, cioè. Io credo, io mi ricordo questo particolare.
Ok, no, adesso ne avete un po' sugli atti, perché sugli atti c'erano tutti i nomi di chi c'erano, magari controlliamo un attimino. E, diciamo, in famiglia ne ha parlato di quello che è successo. E vabbè, Pollo, chiaramente il giorno... Allora, la sera stessa io sono tornato e i figli dormivano, ridevano a letto. Poi il giorno dopo ne abbiamo parlato dell'accaduto, sì. Cioè, lei non ha mai pensato di dire, sa, magari sono passato pochi minuti prima, faccio vivo un po' dagli incidenti, certo, e dico quello che... Perché sa, non ci ha mai pensato di dire, ma faccio un passo, vado a dire che c'ero io... Alle 19.50, che poi alle 19.40, certo, voglio dire. Va bene. Sì. Sì, magari poteva essere più giusto l'orario, sì, in quel, sì, momento lì di andare a dire, guardi, sono uscito. Ma io sinceramente non ci ho mai pensato. Quindi diciamo, ma anche i suoi familiari, meglio che vai a parlare, si sa mai. No. Nessuno le ha suggerito di dire, parliamo un attimo con gli inquirenti che io... No. E lei ha detto che, diciamo, controllavate questi condizionatori, no? Sì, anche. Ecco, noi l'abbiamo visti un po' questi condizionatori. Lei se li ricorda come sono fatti? Questi, come li abbiamo chiamati? Fancoil. Fancoil. Lei pensa che siano resistenti per un uomo che mette un piede e si dà ad alzare su quel fancoil, un uomo di 70 kg? Quando, lei li vedeva resistenti o li vedeva di plastica, diciamo, se li ricorda? Allora, il rivestimento di frontale era in lamiera e la griglia sopra in plastica. Sì, lei pensa che erano molto resistenti? Se uno si sedeva sopra, che succedeva secondo lei? A me si rompe. Si rompe, eh? Sì. Lei Sente una cosa, lei fino a quando ha lavorato in Montepaschi? Fino al 31 marzo 2019. Quindi fino... ma in questi anni sono stati cambiati questi fancoi oppure sono rimasti sempre gli stessi? È ipotizzabile che quello che noi abbiamo visto nell'ultima sopralluogo che abbiamo svolto a settembre fosse ancora quello che c'era nel 2013 o nel frattempo la tecnologia, avete fatto manutenzione, avete cambiato? A suo tempo, magari che viene in mente, che i ricordi sono sempre quelli. Sono sempre quelli. Sì. Quindi, secondo lei quello è rimasto, per me sono sempre in questi quelli, 8 anni, sì, è sempre rimasto quello. Sì. Io ho veramente, signor Presidente, ho le foto ed è quello che abbiamo visto, ecco. Sì, ma può essere stato cambiato il sì, modello, sì. Rimane io... il modello stesso. Ah, sì, certo. Cioè, che... Ecco, diciamo che, quindi, onestamente, col lavoro che ha fatto, con tanto tempo che... Sì. E quindi lei dice, se uno si chiedeva... Se me lo rilasci un'altra volta... ok. Si ricorda come si chiamava la ditta, diciamo, che sostituiva queste parti di condizionatori, diciamo, se li vedeva spesso, c'era una periodicità in cui venivano magari... Certo, cioè, avevano un contratto per cui ogni... Non mi ricordo se ogni quanto venivano a fare la pulizia dei filtri. Sì, oppure se si rompevano, hai detto che voi controllavate solo se funzionavano. Esatto. Se si rompevano veniva chiamata la ditta. Esattamente, ecco. Esattamente. La ditta aveva un contratto di manutenzione. Si ricorda riguarda... come si chiama la ditta? Termoidraulica Celli. Ah, la Celli, certo, certo. Cambiare la caldaia a casa, quindi certo. Allora ricordo. Questo c'è un conflitto di interesse. E si ricorda se venivano spesso, magari se era molto grande, immagino, no? Un pochettino la rocca, certo. Più di... Però non mi ricordo se facevano la pulizia dei filtri ogni 2 mesi, ogni 3 mesi. Ah, sì, quindi diciamo una cosa addirittura... È una cosa programmata, sì, era chiaramente per un discorso di igiene, di salute, eccetera. Non mi ricordo. No, ma ci tengo molto, perché lei comunque lavorava nel controllo di questi, diciamo, fancoi. Ci ha detto che effettivamente sono di plastica un po' così, con la lamiera un po' avanti, no? Esatto. Quindi se uno si siede sopra, lei pensa che si stacchi, almeno dal muro, voglio dire. Cioè, è resistente, secondo lei? È un po', come dire, si fa male a dirlo, ecco. Magari mi ci posso mettere a sedere io e non succede niente... poi dipende come uno ci si mette, veramente, perlomeno ci casca qualcosa, si rompe oppure rimane. Noi abbiamo le foto di quella sera, sì, sì, dove il dottor David Rossi avrebbe dovuto
attaccarsi alla sbarra che mantiene, diciamo, che innalza un po' il livello del davanzale della finestra, perché era circa 90 cm e per regola devono essere circa 120. E si sarebbe dovuto mettere e dare la spinta con un piede, quindi con tutta la forza del suo corpo, su questo francoil. Oltretutto, su questo francoil c'è una fila di fogli, bella, precisa, dritta, che non è caduta. Lei che ci lavorava, secondo lei è possibile darsi una spinta così forte e che non succede niente, non si rompe nemmeno la plastica? La vede probabile o poco probabile? Poco probabile. Poco probabile, vero? Per me sì. Perché dalle foto di quella sera la plastica non è nemmeno rotta, diciamo. E lei ha parlato dei monitor. Sì. Si ricorda come erano disposti all'ingresso della portineria principale questi monitor? Portineria principale? Principale, non quella di Montepio, ma no, ne parliamo dopo. Quella di principale. Dunque, io sinceramente, c'erano due telecamere che riprendevano il portone d'ingresso dove ci sono gli scalini di Piazza Salimbeni. Ok. Due. Altre due riprendevano l'ingresso della portineria sempre dall'androne, diciamo, okay, dell'ingresso di Piazza Salimbeni. Perfetto. E nel corridoio della portineria, no, tre, quattro, perché adesso questi sono dati che, no, però dicevo, o tre o quattro ce n'erano nel corridoio. Forse mi sono sbagliato, sì. Ovviamente sono anche cose noi che conosciamo, che quella che dava sul Cavò, conosciamo quella che dava su Monte Pio. Certo. Non dicevo la posizione delle videocamere, mi perdono. No, quante ce n'erano? No, dei monitor, cioè nel senso c'era il portiere e i monitor che guardava il portiere, mi perdoni. Mi scusi, non ho sbagliato io, ho capito male, io ho fatto sì. Sbagliato io la domanda, perché per monitor pensavo sì, poi le telecamere. I monitor della portineria? Nella postazione del portiere? Nella postazione del portiere. Forse è più semplice sapere, sono quelli che ci sono ancora adesso, sono stati sostituiti dall'epoca, cioè adesso tu sarà stato sostituito sicuramente qualcuno che nel tempo si è guastato, sì, io penso quelli, ecco, cioè, qualcuno è stato sostituito, diciamo, anche perché un portiere seduto poteva sì. Guardarli il monitor, ne aveva uno qualcuno dietro alla schiena che doveva girarsi come no dietro alla schiena, dietro alla schiena no, li aveva tutti davanti, tutti davanti, tutti davanti, forse uno laterale così, ok, quindi un po' laterale e davanti, sì. Il portiere però non è messo dritto, è messo un po' verso l'ingresso, giusto? Perché sì. Il bancone è fatto con una sì. Particolarità, giusto? Quindi diciamo alla schiena non c'era nessuno, era le spalle, no. Diciamo sulla spalla e poi dritto, certo. Cioè giro la testa e lo guardo, mettiamola così. Perlomeno quelli che riprendevano le parti esterne, per me li aveva tutti abbastanza in vista. Forse ce l'aveva uno di dietro... del museo. Poi quello del museo, però diciamo, ho capito. Che però insomma, chiaramente è chiuso, non c'è nessuno. Ok. E si ricorda, perché noi abbiamo chiesto, forse ci arriverà il nome, chi lavorava come portiere all'ingresso di Vicolo di Montepio? Se ci usciva tutti i giorni, magari, ecco, uno ci parlava, visto che le chiavi le porto in portineria, magari si ripoteva ricordare, perché c'ha un'ottima memoria, onestamente, io la ringrazio per quello che... Sì, ecco, però mi fa una domanda a questa, ora io sinceramente... Lo sapevo, io non devo trovare una che non mi rispondeva, che se no... Non mi ricordo io di un portiere fisso. Allora... Fatti questa... Fisso vuol dire che cambiavano, erano di più di uno, erano diversi. Anche loro facevano turni. Certo. No, io sinceramente non,
Non, di preciso non mi ricordo. Prima okay. di dire una, sì, un, sì, certo, certo. una cosa sbagliata. Magari se le viene in mente può scrivere la nostra diciamo, commissione. Ora che succede? Che lei mi dice che entravano delle persone da quel vicolo. No? L'ingresso principale forse era quello più frequentato, immagino, le persone che entravano. No? Certo. Ma durante la giornata anche da Montepio o da quello dell'Abbadia potevano entrare delle persone. C'erano, in alcune parti c'erano i tornelli, c'erano due portieri. Sì. Potevano entrare anche persone normali o erano soltanto quelli, diciamo, come posso dire, coloro che lavoravano in banca, piuttosto i dipendenti oppure qualche azienda, diciamo, che fa qualche lavoro extra, tipo... I dipendenti sicuramente, più le persone addette delle eventuali ditte che lavoravano lì dentro la banca. Ok, ma pure gente normale ha mai visto entrare, diciamo, persone che non erano dipendenti, clienti che andavano sopra da qualcuno, dagli altri dipendenti, parenti, amici? Male a dirglielo, perché ecco, però diciamo, se uno, io Migliorino Luca, volevo entrare alle 18.35, alle 18.20, faccio un esempio, noi sappiamo che in quel tempo non vi era un page elettronico che segnava il database di un computer, cioè, quindi era un po' alla bontà del portiere, giusto? Credo. Ok, se io fossi entrato alle 18.20 e non fossi uscito prima delle 18.40, entravo da un ingresso, ma sarei dovuto uscire da un altro, giusto? Ah, certo. Ok, quindi cioè non è che si segnavano dei nomi, si portavano, no, questo, quindi poteva succedere che uno entrava alle 18.20 e sarebbe uscito dall'altro ingresso, ecco. Certo. Ora, i turni, lei ha detto, faceva dalle 13.20 alle 20.07, mi può parlare degli altri turni che esistevano? Era l'unico turno? No. L'altro turno era se devono fare 6 ore e 45 42, cioè, 42 mi l'uscita era, guardi, l'uscita era 13.37 per il turno che entrava la mattina. Ora, quindi meno 6 facciamo non mi ricordo se 6.55 o 7.05, ora 6.55 37.542, 6.55 l'ingresso. Quindi diciamo che qualcuno entrava alle 6.55 che era il turno e poi c'era la reperibilità della notte, giusto? Esatto. Ma voi quando entravate c'erano già le persone della pulizia nel Monte dei Paschi? Sì. Si ricorda che ora più o meno entravano, ha fatto amicizia con qualcuno, l'avevano detto, 5 e mezzo può essere possibile? Esatto, sì, probabile. E questa presenza delle persone, voi faceva soltanto quel turno delle 13.20-20.07 oppure cambiava? No, facevamo una settimana in un modo e una settimana in un altro. Quindi diciamo che ha visto che quelle pulizie in quelle settimane c'erano tutti i giorni o c'era un giorno sì, un giorno no le pulizie? Le pulizie c'erano tutti i giorni. C'erano tutti i giorni, pulizie, sì. Giusto? Diciamo che degli uffici forse un po' principali sicuro c'erano. Lei crede che il dottor Rossi, l'ufficio del dottor Rossi veniva pulito tutti i giorni oppure... Sì, penso di sì, ora io sinceramente non lo so con precisione. Io penso che lei abbia dato un sacco di informazioni veramente importanti oggi, quindi veramente la ringrazio di essere stato qua. Grazie. Ecco. C'era un'ultima domanda da onorevole Dorso, ecco, dopo chiudiamo. Sì. No, solo perché non ho capito una cosa, cioè volevo chiedere un chiarimento. Sempre sul fan coil si chiama? Sì. Sempre su quello. Allora, era vostro compito anche girare periodicamente, immagino, per verificare il funzionamento. Esatto. Quindi se lei avesse visto una griglia rotta nel suo giro, avrebbe segnalato, perché comunque era da segnalare. Certo. Ecco, con quale periodicità facevate il giro dei vari uffici, delle varie stanze per verificare il funzionamento dei... Allora, non c'era diciamo un programma, tanto per chiarirsi, ai cambi di stagione, quindi entra l'inverno o entra l'estate o arriva l'estate, quando si facevano e si scambiavano le caldaie con i gruppi frigo e viceversa, i controlli venivano fatti tutti i giorni, perlomeno finché non verificavamo che l'impianto era a regime e non c'erano problematiche. Uh-huh. A volte anche 15-20 giorni, un mese, in qualche caso qualche guasto, e anche per un mese e mezzo poi siamo andati a controllare. Ora
le zone sinceramente non le saprei dire. Ok, lei però ha detto che ha lavorato lì ininterrottamente fino al 31 marzo 2019. Esatto. E lei ha il ricordo di essere diciamo rientrato in quell'ufficio in tutti quegli anni, insomma sei anni ulteriori, certo, in quell'ufficio, e avere segnalato un problema a quella... No. Non ha il ricordo, non mi ricordo. Di una cosa del genere, no. Cioè di una vicenda del genere. No. Però sicuramente ci sarà rientrato, perché faceva parte dei locali da sottoporre, insomma, al controllo, quindi sì. Va bene, grazie. Prego. Noi ringraziamo il signor Dragoni per il suo intervento oggi, ci è stato molto prezioso, perché ci ha fornito delle notizie delle quali non eravamo fino ad oggi in possesso, e quindi dichiaro chiusa l'audizione, e noi poi proseguiamo i nostri lavori nell'ufficio di presidenza. Grazie ancora della sua presenza. Prego.